Buongiorno a tutti, dovremmo essere in diretta, eccoci qua, dovremmo essere perfettamente in grado di iniziare la nostra diretta di stamani mattina, sono le 12:32 e oggi la discussione che si è accesa in tanti organi di stampa, in tante chat, dopo un'intervista che ho fatto Avvenire, merita di essere approfondita in modo molto 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 serio. Perché? Perché la riflessione riguarda un punto fondamentale. La politica deve inseguire quello che succede, fare delle conferenze stampa per raccontare che cosa è successo, o deve prevenire, immaginare, prevedere, anticipare? Questo è il punto della discussione. Allora, per chi ha voglia di parlarne, per chi ha voglia di ragionare, per chi ha voglia di riflettere, per chi ha voglia di discutere, siamo qui. Per chi invece ha voglia di guardare un titolo o un tweet e non parlarne, allora non è questa la sede opportuna. Che cosa ho detto, che cosa penso, che cosa ho detto in Senato, che cosa ho detto ad Avvenire, che cosa continuerò a dire nei prossimi giorni? Io che non ho in passato detto è tutto sotto controllo, non ho in passato detto frasi banali di polemica, io sono dell'idea che si debba dare una mano al governo, al presidente del consiglio, ai presidenti delle regioni, bisogna tutti insieme cercare di uscirne. Io dico che c'è un prima e c'è un dopo. Il prima Covid ora non siamo in grado di discuterlo, di affrontarlo. Cioè ci sarà una commissione parlamentare d'inchiesta che vedrà cosa non ha funzionato sui tamponi, sulle mascherine, sulla Consob, sul DAP, tutta questa parte del prima, quando l'emergenza sarà finita, vedrà una grande discussione politica. Dopo però, non adesso, dopo. Ora bisogna dare le mascherine, le protezioni, gli strumenti di in grado ai medici e agli infermieri per andare in quello che viene chiamato il fronte, vale a dire per andare nelle corsie. Io non voglio fare nessuna discussione polemica su ciò che è avvenuto. Tra gennaio e febbraio ciò che è avvenuto lo vedremo a tempo debito, ok? Quindi mettetelo per un attimo da parte. Poi c'è un dopo, che è quello che avverrà tra 2, 3, 5 anni. Io penso che il dopo Covid, il dopo peste potremmo dire, perché questa vicenda del Covid è quasi, quasi come la peste. E noi che stiamo a Firenze sappiamo che dopo la peste del 1348 nasce il Rinascimento. Quindi c'è uno spazio di un dopo. Alessandro Baricco ha scritto delle cose bellissime su questo in un articolo su Repubblica. Ma questo spazio del dopo è uno spazio che possiamo iniziare a prevedere, a immaginare, ma che non è uno spazio che oggi è oggetto della politica. Di cosa discutiamo adesso? Del durante. Bisogna guardare in faccia gli italiani e dire la verità. E cioè che questa terribile vicenda del Covid, che purtroppo ci porta via i nonni e talvolta non soltanto i nostri nonni, ci porta via una generazione, è una emergenza che, diciamolo, durerà non per una settimana o per un mese. Durerà finché non si farà un vaccino, non si troverà il vaccino. Con buona pace di tutti quelli che dicevano che i Novax, che andavano su Facebook tanti, tanti soggetti che spiegavano la linea con le loro polemiche, gli apprendisti stregoni, dicevano no, noi vogliamo fare a tutti i costi i Novax. Ecco, ci vuole il vaccino. Cosa dice la scienza? Che per arrivare al vaccino ci vorrà più o meno, speriamo meno, un anno. E quindi per dispiegare gli effetti del vaccino, per permettere a tutti di essere al riparo dal Covid, occorrerà più di un anno. Ora, in questo periodo che va da adesso al momento in cui il vaccino sarà trovato in tutto il mondo, che cosa facciamo? Come gestiamo il durante? Questo è il punto di discussione. E qui ci sono opinioni diverse. C'è chi dice: restiamo come siamo adesso e diamo a tutti una sorta di reddito di cittadinanza esteso. Io credo che così noi non abbiamo un futuro. Cioè io non penso che la soluzione sia quella di chiudere tutto e stare chiusi in casa, intanto perché non si regge. Poi perché psicologicamente c'è una questione importante, fondamentale da affrontare. Gli italiani stanno facendo un lavoro bellissimo stando chiusi in casa da 3 settimane, non è che li puoi tenere 3 anni chiusi in casa. Quindi piano piano adesso
dobbiamo iniziare a pensare a come gestire l'uscita, a come gestire la ripartenza. Questo è fare politica, non è inseguire gli eventi e poi commentarli, è impostare l'uscita. E noi allora sappiamo, abbiamo alcuni elementi. Sappiamo che il Covid colpisce più gli anziani che i giovani. Forse dobbiamo iniziare a pensare che ci sarà una data di uscita diversa tra chi ha 20 anni e chi ha 70 anni. Guardate che è molto brutto dirlo, è molto tecnico, ma è la verità che bisogna dire. Cioè, chi oggi ha 20 anni dovrà essere messo in condizioni non di tornare alla normalità, perché per 2 anni la normalità non la vedremo. Dovremo andare a giro probabilmente sempre di più con strumenti di protezione, dovremo tenere il social distancing, dovremo abituarci ad andare in luoghi in cui non potremo più stare tutti insieme come prima finché non ci sarà il vaccino. Ma non si può neanche pensare di star chiusi per 3 anni o per 3 mesi. Ecco che la sintesi di questo ragionamento è che bisogna adesso iniziare a impostare, d'accordo con la comunità scientifica, l'uscita, la ripartenza. Che non vuol dire, come ha detto qualcuno sintetizzando in modo brutale la mia intervista, c'è un sacco di gente che la commenta e neanche l'ha letta, che è uno dei problemi oggi della società di oggi. Si commentano cose che non si leggono. Poi ci si stupisce che vince il populismo. Poi ci si stupisce che la gente dica uno vale uno. Ma beh, se devi commentare una cosa, prima leggila. Io che cosa sto dicendo? Sto dicendo che bisogna gradualmente iniziare a pensare a ripartire. E io in questo credo che ci vogliano, uno, test a tutti. Il tampone probabilmente non riusciamo, anche perché, piaccia o non piaccia, riguarda il passato, gli strumenti di approvvigionamento dei tamponi, abbiamo visto, non sono così efficaci. Siamo arrivati al punto che non sono stati fatti i tamponi a chi è in prima linea, ai medici, agli infermieri. Allora io voglio dire grazie, per esempio, alla Regione Toscana, Presidente Rossi, all'assessore Saccardi, che hanno preso questo test sierologico. Intanto ne hanno presi 9.000 per gli infermieri e i medici. Ma il test sierologico cosa ti fa? Ti prende una goccia di sangue dal dito e ti fa vedere se hai o meno sviluppato gli anticorpi. Cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che puoi capire se hai già preso il Covid, perché questo è un punto fondamentale da capire, è un punto fondamentale su cui riflettere. Molte persone ritengono, molti esperti, scienziati, guardando i dati del Sud Corea, guardando i dati di Singapore, di Taiwan e non solo di questi, che il Covid in realtà abbia già colpito in modo molto forte, in modo massiccio, una parte della popolazione giovane che però non se n'è neanche accorta ed è stata asintomatica. Magari è stata contagiosa, ma è stata asintomatica. È possibile, è un'ipotesi su cui i medici stanno riflettendo, che molti ragazzi, molti nostri figli, abbiano magari già preso il Covid e abbiano già sviluppato gli anticorpi. Il test sierologico serve per vedere se tu hai già preso il Covid, hai già sviluppato gli anticorpi più correttamente, diciamola così, e quindi sei oggettivamente più forte, più in grado di poter tornare fuori. Vedete che questa cosa è molto importante. Questa cosa è una cosa da fare subito. Io, per esempio, dico che noi dobbiamo non soltanto immaginare di riaprire gradualmente a macchia di leopardo le fabbriche già dal mese di aprile, poi arriverò alla questione economica, ma questa discussione è una discussione che si può fare se te nel frattempo dai le mascherine e gli strumenti di protezione ai medici e fai però i test anche alle persone. Per esempio, se, come è possibile, in Toscana l'assessore Saccardi e il presidente Rossi lo stanno facendo, ci sarà la possibilità di avere 1 milione di test per l'analisi sierologica, voi capite che potremmo immaginare se davvero i ragazzi che hanno meno di 20 anni, meno di 30 anni, hanno già avuto in una percentuale, qualcuno dice il 10, qualcuno il 20, qualcuno il 30, qualcuno il 5%, il Covid senza avere sintomi. Allora voglio dire, dobbiamo dare agli scienziati gli strumenti tecnici per prevedere. Non soltanto per rincorrere, perché se no si fa come abbiamo fatto con l'emergenza e con tutto ciò che è accaduto. Preoccuparsi di questo non è populismo, è politica. Non preoccuparsi di questo significa condannare il paese a vivere la seconda emergenza, che è l'emergenza economica. Perché ci sono persone che dicono del tutto legittimamente: teniamo tutti chiusi in casa e diamo a tutti una sorta di reddito di cittadinanza. È una posizione che io non condivido, ma che è spiegabile, anche perché la gente che sta a casa i soldi per mangiare li deve avere. Il punto però è che questo tipo di posizione politico-economica quanto regge?
Se nel frattempo gli altri paesi vanno avanti e noi restiamo fermi, le aziende chiuderanno. Ho twittato la differenza tra la Germania e l'Italia sui consumi di energia elettrica dal primo giorno dell'emergenza Covid ad oggi. La Germania continua a far lavorare tutte le aziende più importanti a pieno regime. Noi facciamo più fatica. Allora io sto dicendo, è chiaro che se i lavoratori non hanno le sicurezze non devono andare a lavorare, ma se possiamo mettere in condizioni di tornare non alla normalità, ma a una nuova normalità alle imprese, bisognerà far sì che si faccia subito. A Londra stanno rifacendo le strade. Forse in questa fase in cui nessuno esce, bisognerebbe dare ai comuni 1 miliardo di euro e dire rimettete a posto le strade con procedure di emergenza, di urgenza. Forse bisognerebbe in questa fase in cui nessuno va a scuola, fare 1 miliardo di euro di lavori nelle scuole, senza le gare europee, senza le procedure complicate, per far sì che quando i ragazzi torneranno almeno abbiano le scuole rimesse in ordine, rimesse a norma. Cioè voglio dirvi, gestiamo l'emergenza. Perché siccome col Covid dovremo convivere, dovremo essere capaci di alimentare un percorso che ci faccia ragionare di futuro. Questo è il passaggio fondamentale. Per me oggi è il momento nel quale si inizia a pensare al dopo. Ecco, siccome si inizia a pensare al dopo, io credo che su questo si debba anche pensare che facendo il test a tutte le persone che tornano a scuola, il test per vedere se hanno avuto il Covid o no, si possa immaginare, per esempio, per chi fa la maturità, per esempio per chi fa l'esame di terza media, di avere un periodo prima della fine dell'anno, io dico da maggio, in cui si possa immaginare, se ci saranno le possibilità scientifiche, e in alcune zone, in quelle in cui è più possibile, in cui è possibile farlo, di immaginare il rientro a scuola dei ragazzi che fanno la maturità. Perché prima o poi, dovremo costruire un mondo in cui c'è una nuova normalità. E questo è molto triste, perché vuol dire che i ragazzi non abbracceranno i nonni. Perché finché non ci sarà il vaccino, chi ha più di 70 anni non potrà essere abbracciato da chi è più giovane. Perché finché non ci sarà il vaccino, sarà molto difficile garantire a tutti la libertà. Ma il vaccino arriverà tra un anno, tra 2 anni, non lo sappiamo quando. E noi nel frattempo non possiamo morire di fame. Non vogliamo morire di Covid, ma non possiamo morire di fame. Guardate che su questo tema, io lo so che mi prendo le critiche, però ve lo dico con franchezza, non ho paura di prendermi le critiche. Ero solo quando dicevo che bisognava trovare una soluzione perché le regioni non avessero tutta la sanità come hanno senza la clausola di supremazia. Ve lo ricordate quando lo dicevamo? E dicevano no, ma Renzi c'ha un caratteraccio, dice cose sbagliate. Se avessimo avuto la clausola di supremazia dello Stato sulle regioni e sulla sanità, forse avremmo gestito meglio questa emergenza. Quando dicevamo mesi fa, ascoltate Burioni, non gli apprendisti stregoni, ci prendevano in giro. Quando dicevamo mesi fa, attenzione, l'Europa diventerà una zona rossa, iniziavano a prenderci in giro. Io penso che si debba lavorare in sicurezza con la distanza sociale, con le mascherine, con i guanti, con gli strumenti, ma bisogna ripartire perché se no l'Italia non riapre. Non c'è soltanto un problema economico. Di reddito di cittadinanza puoi vivere un mese, 2 mesi. Non puoi immaginare che nei prossimi 2 anni, mentre gli altri hanno le aziende aperte, noi restiamo chiusi in casa. Ecco perché, gestendolo con intelligenza, partendo dal piano shock delle infrastrutture, partendo dalla nostra sanità e dai nostri medici e dai nostri infermieri, dobbiamo tutti insieme guardarci negli occhi e dire gradualmente ripartiremo. Ieri ho visto come tutti voi la bellissima preghiera del Papa in Piazza San Pietro, anche per chi non crede, è stato un colpo al cuore vedere quella piazza vuota e quell'uomo indicarci la strada. Noi dobbiamo essere capaci oggi non soltanto di vivere l'emozione incredibile di quello che sta accadendo o il dolore di chi sta perdendo persone care. Dobbiamo essere capaci, se siamo politici e non populisti, anche di immaginare il dopo, piano piano, senza avere atteggiamenti come quelli che vengono riportati superficiali, ma con un atteggiamento prudente, graduale, a macchia di leopardo. Io ci credo e lavorerò perché l'Italia abbia un futuro, perché l'Italia del dopo peste, cioè del dopo coronavirus, potrà dar vita a un nuovo rinascimento, ma bisogna far sì che rimangano in piedi le aziende, perché se non rimangano in piedi le aziende, salteranno i posti di lavoro e per dare una mano alle imprese oggi bisogna fare una cosa senza burocrazia. Dire, hai avuto, come fanno in altri paesi, hai avuto un fatturato l'anno scorso di 100? Bene, vai in banca e ti anticipano 25 e ti danno liquidità per 25 con lo Stato che ti fa da garanzia. Fatto
fanno così in Svizzera, fanno così in Francia, fanno così nel Regno Unito. Non bisogna avere i moduli dell'autocertificazione, i moduli della burocrazia, i moduli che ti fanno perdere la strada per tornare a casa. Bisogna dare liquidità alle imprese e alle aziende per ripartire, ma bisogna dare lavoro, perché non usciremo da questa vicenda trasformandoci tutti in percettori di reddito di cittadinanza. Oggi dobbiamo essere in grado di combattere per la vita dei nostri nonni? Sì. Dobbiamo farlo a testa alta? Sì. Dobbiamo anche sapere che per ripartire occorrerà convivere per 1 o 2 anni con questo maledetto mostro che è il Covid. Farlo con intelligenza e con lungimiranza farà la differenza. La politica ha il compito di indicare la via, non soltanto di mettersi a commentare i fatti il giorno dopo. Buona giornata a tutti.